Buongiorno amici del canale. Oggi è il 1º gennaio del 2022. Non so se riuscite a percepire e vedere tutta questa bella nebbietta che c'è, la nostra bella nebbietta della Val Padana, che ti penetra nelle ossa e ti scassa in due. Vabbè, al di là delle situazioni climatiche. Oggi ho deciso di iniziare in bellezza l'anno facendo un po' di metal detecting, calcolando che, aspetta che sono qua sprofondo, calcolando che l'ultima uscita l'ho fatta nel 2020, esattamente il 7 di luglio, e però non ho montato il video. Mi sono detto, ma se proviamo a tornare qui, in un boschetto sempre vicino a casa mia, mi andava di fare miliardi di chilometri, e niente, siamo tornati qui. Ho già montato un video, si chiama Prove fisiche, resistenza fisica, boh, non mi ricordo neanche più. E mi sembra di aver trovato la moneta napoleonica, mi sembra carina anche, si vede anche abbastanza bene. Poi sono tornato, ho trovato altre cosine, però vabbè. Era estate e ero praticamente morto sotto il sole perché è caldo da Dio, proprio soffoco. Allora proviamo adesso che si crepa dall'umido. Infatti speriamo di tornare a casa sani e salvi perché qui, insomma, no, vedo un po' di alberelli, ci giriamo intorno. Soprattutto vediamo un po' se mi ricordo ancora come si usa il buon vecchio Fisher. Preparo tutto il sistema e iniziamo. Non dovrebbe esserci in giro nessuno perché ieri erano tutti a sparare i botti, quindi dai, a dopo. Di buono che la terra va giù che non piace, cioè la pala va giù con piacere questa terra. Oh, apriamo col botto, signori. Monetina. Monetina piegatina. Guarda un po'. Niente, la fotocamera qui ha un problema di scheda, sicuramente. Penso che sia la prima volta che inizio una caccia col metal e trovo subito una moneta. Prima volta. Ah, qui sto lavorando 66 fisso, guarda. Dicevo, sto lavorando in all metal con il gain a manetta. Quindi questo è, cioè, non metta con discriminazione zero. No, stavolta si tratta di cartina. Cartina d'alluminio, suonava 66 fisso, eh. Di boh, potrebbe essere interessante. Marcia qui. Comunque sto sentendo
mettendomi a parlare ancora con persone, sto sempre sentendo più persone, ecco, appunto, che sono interessati e incuriositi dal metal detector. Ed è bello come cosa, perché è bella. Perché insomma, il metal detector è carino. Senti, prendiamo una strada e andiamo dritti, va. Allora, non so che cosa abbia ripreso. L'unica cinepresa qua che dovrebbe funzionare. Speriamo che abbia ripreso qualcosa, perché sennò. Tra 70 e 76. 79. Ed è proprio qua. Vediamo un po' se lavorare sugli dì più bassi, perché sono qui. Troppo su. Esatto, tappo. Buongiorno. Questi erbaccioni qua. Speravo andare là, va. Là c'ero già passato, ma vorrei che magari abbiamo girato la terra. Questo riflette. Ostia, un bollo. Questo è un bollo, sembrerebbe una tassa dei velocipedi, a bicicletta. Poi dopo lo guardo. No, un po' di panorama. Guarda il sole che si alza a fatica. Settanta fisso. È qui. Vediamo un po'. Giusto perché le chi, eh. Un tubetto. Quarantotto, 43. Oh, e questo riflette. L'avevo attaccato alla pala. Guardate.
Ed è una monetina, la stavo lasciando qua, guarda. Bene. Belliscione. Dunque ci credo poco, eh. Però è fermo 65-66. Proviamo. Se ogni tanto fondiamo la pala, non succede niente. Quella là. Mi sa che è un'ape. Un Vittorino, sì, un Vittorio. Ciao, Vittorio Emanuele. Emanuele, beh, buono, e suonava? 66. Allora, stiamo più sul campo aperto piuttosto che sugli alberi, perché comunque lì ho già fatto, gli ho già dato. Dunque, di nuovo sui 64. Questa mi sa che sarà una buca difficile. E voi purtroppo non potete sentirlo perché faccio fatica a sentirlo io il metal, ma abbiamo preso una bella ramina. E la vacca suona a 66, giusto perché qui, eh. L'86 fisso. Potrebbe essere, vai. Monetona. Bella moneta anche spessa. Guarda un po'. Bene. Allora, ID alto ma fisso. Il mio bottino. Dopo dovrò. Dovrò andare a casa a piedi nudi perché se entro in macchina con queste scarpe. Settantadue, settantaquattro.
Non è proprio piccola, mi sa. Pallino. Mica pallino. Pallone. Ma che roba. Ma che balletone. Odio queste cose, ma a un certo punto si è spenta la telecamera e buona. Sono andato avanti un po' a scavicchiare qua e là e ho trovato una fibbia carina, ma un pezzo di piombo sembra, non lo so, perché mi sono avvicinato anche una riva. Allora, adesso vado a casa, non mi frega niente, però dico, quando arrivo a casa vedrò di sistemare, pulire. Perché sono da buttare via, ho più terra io addosso che quella che c'è nel campo. E vediamo di pulire i target e fargli un paio di foto, vediamo un po'. Quindi non so quando vedrete questo video, ma per il momento vi dico che, vi ripeto, che oggi è il 1º gennaio 2022, magari 1900, 2022. Sfortunatamente la bacca della telecamera lì non so che cosa avesse, quindi non ho potuto fare due immagini. Vabbè, speriamo in un video futuro. Ci vediamo adesso per le immagini lì, per le foto. Faccio le foto, non c'ho voglia di fare il video. E vi auguro a tutti buon principio, anche se già sappiamo come andrà a finire, giusto? Ciao!